Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Municipio X alla seconda, il nostro speciale del programma Municipio X. Tra l'altro questa sera l'ultima puntata, si conclude così la nostra stagione. Vi ricordo le regole del nostro gioco, poi proseguo a presentarvi i nostri ospiti di oggi. Municipio X alla seconda come speciale prevede un blocco di 30 minuti suddiviso in blocchi tematici 4 da 6 minuti ciascuno. I nostri ospiti parleranno 3 minuti l'uno in modo da confrontarsi e spiegarci e approfondire dei temi centrali per ciascuno dei municipi. Vi ricordo però che hanno a disposizione 2 jolly ciascuno, 1 minuto a testa per ogni jolly per poter ribattere e eventualmente approfondire il tema a disposizione. Presento così, primo Municipio 9 perché è già stato nostro ospite, lo conoscete, Raffaele Todaro del Municipio 9. Buonasera. E invece alla mia sinistra abbiamo Mattia Abdu del Municipio 1, sicuramente già un volto noto. Grazie, buonasera. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Grazie a lei. Direi che possiamo iniziare direttamente, vi ricordo che noi abbiamo il nostro gong che scandisce il tempo, quindi mi raccomando rispettiamo i 3 minuti. Andiamo via, guardiamo la grafica, con il primo tema ci occupiamo di ciclabili, quindi mobilità e biciclette, così abbiamo riassunto, ma vediamo con i suoi primi 3 minuti cosa da dirci Todaro, via il tempo. Bene, sulle ciclabili si può dire solo una cosa, che non si potrebbe, non si può essere contrari a prescindere, soprattutto in una città come Milano e in tutte le città, diciamo così, in linea con le città europee, le piste ciclabili devono essere un modo per come dire, dare alla città respiro, scusatemi questo forse pseudo gioco di parole, perché ovviamente la mobilità sostenibile, biciclette, quindi monopattini, tutto ciò che consente di non utilizzare l'auto privata è ben accetto in una città a maggior ragione grande come Milano. Ciò che però la cosa a cui bisogna stare molto attenti è la preparazione, la progettazione delle piste ciclabili che a mio modo di vedere devono tener conto di percorsi specifici protetti, quindi che lasciano in sicurezza e mantengano in sicurezza pedoni, ma anche ovviamente i ciclisti stessi, e questo è un elemento fondamentale, quindi la progettazione, così come mi insegnarono all'università, dei piste ciclabili da un luogo progettato ex novo, da un luogo già esistente, un quartiere per esempio, e che collega questo quartiere ha ad esempio un parco pubblico, nel mio municipio importantissimo e grande è il Parco Nord ad esempio, ma anche tutti gli altri parchi esistenti che ci sono sul municipio, direi in tutta Milano. Quindi un collegamento ad esempio una pista ciclabile protetta, quella che va da Comasina, quartiere a estrema periferia nord di Milano, entra nel Parco Nord e si collega con Niguarda, Bresso, Cinisello, quindi inter diciamo così comunale, è assolutamente ben accetto. Ciò che è meno accettabile dal mio punto di vista è restringere le carreggiate delle strade, riducendole ad unica corsia, per far posto a piste ciclabili che spesso creano un problema ai ciclisti stessi, come ho detto, perché sono semplicemente disegnate, pitturate sull'asfalto stesso. E questo non aiuta nemmeno, ci sono dei casi particolari, per esempio come via Alserio, via Pola, piazzale Lagosta e altre strade dove appunto questa protezione non c'è, quindi sia il pedone che l'automobilista si trovano in difficoltà, tanto più che in questi casi specifici, e non voglio uscire dal municipio, potrei anche farlo e nominare ad esempio anche viale Monza o corso Buenos Aires, sempre dal mio punto di vista è con l'eliminazione poi dei posti auto non fa altro che congestionare il traffico e creare più inquinamento rispetto a quello che invece volevano eliminare le piste ciclabili stesse. Ce l'ho fatta. Il gong ha suonato, concluso il termine. Ce l'ho fatta del mio pensiero. Tremavo questi minuti. Hanno funzionato, poi ci si abitua man mano che il gioco procede. Si corre in bicicletta. Si corre. Adesso però toccano i prossimi 3 minuti e parola ad Abdu, sempre parlando del minuti ciclabile. Di Abdu pensiero. Via. Allora, il Covid ha ridisegnato le nostre esigenze di mobilità, quelle di tutta la cittadinanza. Tendenzialmente molte persone
se possono evitare il mezzo affollato e quindi il mezzo pubblico, lo evitano. Cosa possono fare per evitare il mezzo pubblico? Stando che non tutti appunto stanno a casa a fare lo smart working, le possibilità sono usare un mezzo privato poco sostenibile come l'automobile, non solo perché è inquinante, perché a volte alcune automobili non inquinano, ma perché occupa spazio, e quindi possono usare una mobilità alternativa come quella ciclabile. Qual è il dovere di un'amministrazione? Il dovere di un'amministrazione è permettere alle persone di muoversi in sicurezza e di e far sì che la ciclabilità, l'utilizzo della bicicletta, il monopattino ha ancora altre complessità, ma partiamo dalla bicicletta, sia un utilizzo sicuro. Gli spostamenti avvengono quindi avvengono comunque prima di tutto, nessuno ferma i ciclisti. Il tema è se i ciclisti vanno in una via trafficata, con quale pericolo? Per se stessi, perché se vanno in mezzo alle auto sono in pericolo, se per evitare le auto, per fare un percorso più veloce, vanno sui marciapiedi, qualcuno lo fa, mettono in pericolo i pedoni, quindi noi spesso abbiamo casi di pedoni in difficoltà, la persona debole è il pedone rispetto al ciclista, ma il ciclista è a sua volta debole rispetto all'automobile. Allora l'amministrazione può lavorare a una rete ciclabile anche attraverso i municipi che fanno le proposte venendo dal territorio, per in vari modi, ci sono piste ciclabili in struttura, ma c'è anche la possibilità di disegnare alcune corsie leggere che secondo noi non sono, è ovvio che ci possono essere casi da valutare, da analizzare, però oggi implementare la rete significa anche garantire percorsi sicuri. Ad esempio esistono delle vie dove non c'è bisogno di fare delle piste ciclabili, perché è difficile sempre unire qualunque punto A a qualunque punto B con una rete ciclabile. Ci può essere un sistema di vie con i limiti di velocità, una viabilità locale a 10-20 km orari come limite di velocità, anche quello rende più sicuro andare in bicicletta. L'esempio di Via al Serio è tipico: prima si sfrecciava in macchina in Via al Serio, perché Via al Serio è bella larga, cioè ci stanno giusto due auto. Oggi una parte di quello spazio è dedicata alla corsia ciclabile che va nel senso opposto alla direzione del traffico, e quindi collega in questo caso via Carlo Farini alla zona di Piazzale Lagosta, ma e fa anche sì che non si sfrecci in auto in Via al Serio. Oggi attraversare banalmente, senza stare sulle biciclette, ma a piedi Via al Serio è meno pericoloso di un anno fa, perché in Via al Serio le macchine sfrecciano perché c'è una via bella larga, e se io sono in auto tendo ad andare veloce. Quindi insomma, io direi che le cose le ho dette in questi tre minuti. Sul monopattino c'è da fare una riflessione, perché ci sono troppi problemi legati all'utilizzo dei monopattini. Tra l'altro, per quanto riguarda i monopattini, abbiamo avuto anche in questi giorni altri incidenti, insomma i giornali. Assolutamente c'è un discorso da fare a parte. Vuole giocarsi il jolly? Sì. Allora diamo via al tempo, al suo minuto. No, allora in linea di massima sono d'accordo col collega, diciamo che però ecco, ovviamente su Via al Serio, vissuta da commercianti e dai cittadini, dai pedoni, ciclisti e quant'altro, insomma coloro che utilizzano la strada in toto, e i residenti stessi ovviamente, c'è un problema di questo tipo. Nel momento in cui si crea una sola corsia, purtroppo non si arriva, a mio modo di vedere, al risultato, all'obiettivo, ovvero di ridurre il traffico, perché è vero che non si sfreccia più in Via al Serio, questo è chiaro, ma è anche vero che non ci si muove più, nel senso che si rimane incolonnati esattamente quasi da Piazzale Lagosta, e lo faccio perché tutti i giorni, mattina e sera, perché lavoro in quartiere Isola, dalla Comasina, utilizzo quel tratto per sfociare in Farini, e vi assicuro che c'è questa colonna di auto che al contrario crea praticamente un grosso inquinamento, al contrario di quello che era il suo obiettivo principale. Devo dire però che abbiamo fatto una delibera municipale importante che riguarda le piste ciclabili sul marciapiede, perché il marciapiede è grande. E si è concluso così il jolly. Possiamo ribattere oppure lo teniamo? No, io me lo tengo per dopo, tanto ci torniamo sul tema in qualche modo. È comunque un tema che secondo me tratteremo ancora nella prossima stagione di Municipio X, perché è piuttosto scoppiettante, sentito. Possiamo dirlo così. Sì. Adesso però guardiamo con la grafica insieme il secondo blocco, secondo tema. Parliamo di quiete, quindi disturbo della quiete pubblica, dehors et movida, un termine francese che in realtà in francese non si usa, ma diamo via al tempo, parte Abdu con i suoi tre minuti.
Allora, quiete è un tema che è una definizione che non amo, nel senso che però rende sicuramente l'idea del conflitto che si crea in tutte le cosiddette aree di movida, ovvero le aree in cui una densificazione delle attività commerciali, soprattutto in questi ultimi anni, in cui Milano è diventata la città dell'accoglienza, la città del turismo, una città sempre più internazionale con una vocazione aperta, e questa vocazione porta con sé anche il bene e il male di tutto quello che è il divertimento, soprattutto dei giovani, ma non solo dei giovani. Perché parliamo di quiete? Perché è evidente che in un ambito locale di un quartiere, tanti quartieri, potremmo citare l'isola, potremmo citare Porta Venezia, possiamo citare Corso Garibaldi, Brera, Ticinese, i Navigli, per dirne alcune assolutamente emblematiche, noi abbiamo un conflitto latente e non sempre latente, ma che si manifesta evidentemente con necessità differenti, e che sono quelle dei residenti che il giorno dopo devono andare a lavorare, hanno il casino sotto le finestre, del commerciante che deve lavorare e che col suo lavoro mantiene delle famiglie, dei giovani, dei turisti, di tutte le persone che lasciano il loro quartiere e una sera si vanno a fare una bella passeggiata, ma magari a maggior ragione in periodo di Covid, e desiderano mangiare fuori, all'aperto. Allora, tutti, e poi, visto che l'abbiamo citate prima, le biciclette. Se io in una marciapiede come amministrazione devo decidere se far mettere i tavolini ai ristoranti, se lasciare un marciapiede ampio perché si possa camminare magari distanziati perché in quella via ci sono un sacco di negozi, se devo far mettere le macchine di chi abita sopra e giustamente non vuole girare 6 ore per trovare posto, o ci devo far passare la ciclabile perché quell'itinerario è un itinerario molto battuto, evidentemente ho un conflitto latente. Vi ho citato 4 possibili utilizzi diversi di quello spazio pubblico, di quel marciapiede, di quella via. Ecco, allora, nessuno ha torto, secondo me nessuno ha ragione, o meglio, ha torto chi non rispetta le regole, ha torto il residente se vuole, pretende di poter mettere la macchina sotto le finestre, qualche volta magari anche in divieto di sosta, ha torto il commerciante che non rispetta le regole e si allarga rispetto ai limiti del proprio dehors concesso, ora gratuitamente perché siamo in una fase di emergenza, ma che poi a un certo punto si comincerà a pagare, ha tolto il ciclista se invece di percorrere la strada percorre il marciapiede perché si sente sicuro, ma ha torto anche l'amministrazione perché non ha reso quel ciclista in grado di sentirsi al sicuro pedalando e facendo una scelta che a lui sembrava più sensata, perché io non voglio, ho la macchina e non la voglio usare, voglio poter permettermi di andare in bicicletta e che questa scelta sia sostenibile e sicura soprattutto. Tutti questi usi fanno sì che però l'amministrazione debba curarsi di evitare il degenero di queste pratiche, perché se le pratiche degenerano la sicurezza scarseggia e poi ci sono problemi gravi di quiete. È un tema che interseca più aspetti, sì, perché quiete vuol dire anche un po' sicurezza, però dobbiamo dare la parola a Todaro che risponde con i suoi 3 minuti, via il tempo. Sì, allora a me, a differenza del collega, quiete piace molto, no? Mi dà l'idea proprio della tranquillità e soprattutto riprende un articolo del codice civile, anche del codice penale probabilmente, non faccio l'avvocato, sono solo un semplice architetto, però del disturbo della quiete pubblica. Il disturbo della quiete pubblica è uno degli argomenti, uno dei degradi, se vogliamo chiamarli, più sentiti almeno nel mio municipio, in alcuni luoghi particolari, penso a Piazzale Archinto ad esempio, penso a Via Borsieri, dove in realtà si scontrano due esigenze importanti, quello che diceva il collega stesso, esigenze dei commercianti di mettere fuori dehors e diciamo cercare di recuperare quello che hanno perso in un anno e più di tempo, e l'esigenza dei residenti di poter dormire e svegliarsi al mattino per andare a lavorare, poter trovare non tanto il posto auto che è importante anche per loro. Ricordo sempre in maniera sommessa che c'è sempre stato un piano parcheggi che a un certo punto è scomparso, che forse adesso l'assessore alla partita del Comune Centrale sta pensando di rimettere in pista e sarebbe proprio il caso. Quindi, disturbo della quiete pubblica, cosa abbiamo fatto con il municipio per questo problema molto sentito? Abbiamo cercato di far incontrare due esigenze, gli attori di due esigenze diverse, quindi i commercianti da una parte e i residenti dall'altra, perché come diceva giustamente il mio collega, cosa succede? Succede che
questi interessi, ognuno deve un po' rinunciare a qualche cosa, no? Per poter convivere insieme ed evitare di farsi la guerra, perché sennò è la guerra veramente tra poveri. Poveri commercianti, sappiamo che hanno esigenza di avere queste due ore, e noi allora come municipio abbiamo chiesto al Comune Centrale, con una delibera specifica, di poter fare in modo che questi due ore esterni possano chiudere, per esempio, nei giorni feriali entro la mezzanotte e il sabato magari entro l'una. Devo dire la verità, purtroppo mi sembrava una cosa di buon senso, a cui il Comune ha detto di no, comunque non ha riscontrato, anche nei momenti in cui davamo attraverso il portale, a un certo punto andavamo a verificare con la Giunta, con i consiglieri, dove devono essere collocati questi DEO. È importante però per il disturbo della quiete pubblica una cosa che secondo me il Comune Centrale non ha centrato, scusatemi, soprattutto sulle periferie, ovvero la mancanza della prevenzione fondamentale, ovvero la presenza di polizia locale. Come, vabbè, mi rendo conto che le pattuglie, ci sono pochissime pattuglie in tutta Milano, però polizia locale, polizia di Stato, in alcuni punti, non sto dicendo in tutto il municipio, in tutta Milano, in alcuni punti critici dovrebbe essere più presente, per tutelare anche i residenti, no? Perché spesso non sono i commercianti, per esempio, a distribuire le birre che poi danno adito alle ole notturne fino alle 3 del mattino, ma ci sono dei personaggi esterni che si sostituiscono ai commercianti, e di questo ne ho le prove. Grazie. Allora, si interrompe così questo blocco, ma mi è stato già preannunciato il jolly, dobbiamo la risposta al municipio 1 visto che ne ho due, uno me lo gioco ora. Assolutamente. Allora, no, andiamo via ora col suo minuto. Allora, molto semplicemente, i municipi possono fare delle proposte, anche noi di recente abbiamo fatto una proposta sul tema della movida, degli orari, eccetera. Il punto è un altro però, che il consiglio, prima di tutto il consiglio comunale, in maniera bipartisan, quindi votando destra e sinistra, ha preso dei provvedimenti un anno fa sulle concessioni esterne, sui DEOR, senza prevedere limiti alcuni, e questo l'hanno fatto sia quelli di destra che quelli di sinistra. Dopodiché registro anche che, condivido alcune delle cose che sono state dette dal collega, oggi la maggior parte dei consiglieri di centrodestra nei municipi scelgono, nonostante la destra storicamente avesse un occhio di riguardo per i temi del commercio, per la vitalità del commercio, scelgono di sostenere battaglie di piccolo cabotaggio a favore, anche perché nei municipi si entra in municipio con 100, con 150 voti, alcuni con 80. Alcuni hanno calcolato scientificamente che è più facile sostenere le battaglie di 4, 5, 6 condomini pur di rientrare in consiglio, magari sapendo anche di rimanere in opposizione, invece di farsi carico della complessità di cui parlavamo a monte, cioè di gestire e contemperare tutti questi usi diversi dello spazio. Quando la politica sceglie un piccolo pezzettino, perde un'occasione di risolvere i problemi. Alla fine da questo confronto stanno uscendo dettagli interessanti, sembrava che invece non ci sarebbe stato questo scambio, no, ma ci piace. No, ma c'era, io immagino che sia uno scambio assolutamente costruttivo. Decisamente, poi. anche perché il partito del collega che in municipio rappresenta invece la complessità, mentre invece le altre forze, sostanzialmente la Lega, ha scelto le battaglie del diritto. Questo è il vostro spazio. La difesa della finestra e di chi gli sta sotto. Lo spazio per i municipi, così che anche chi a casa, i vostri cittadini, possono conoscervi meglio, capire meglio anche le dinamiche che stanno dietro la gestione di una città. Vuole ancora replicare Todaro o lo teniamo per dopo? No, teniamo per dopo, dai. Allora, per chi ci stesse guardando, per chi si fosse collegato ora, noi siamo in diretta su Facebook, abbiamo utilizzato i primi due blocchi, tema 1 ciclabili, tema 2 quiete, ora guardiamo insieme la grafica per parlare del terzo tema, decentramento, municipi, quartieri, futuro. Andiamo via al terzo blocco, i 6 minuti, parte Todaro con i suoi 3, via. Via, pronti via. Dunque, decentramento, questo sconosciuto, io lo presento così in maniera a braccio proprio, nel senso che il decentramento altro non dovrebbe essere e altro non è che un trasferimento reale di funzioni e di responsabilità dal governo centrale alle amministrazioni, agli organi amministrativi più vicini, più prossimi ai cittadini, ovvero i municipi, quelli che erano i consigli di zona. Purtroppo l'istituzione del decentramento, quando è avvenuta, ha peccato in corso d'opera, di una mancanza di trasferimento di competenze reali, al di là di alcune fittizie, tra quelle reali e auspicabili, ma non
per il potere in sé del municipio rispetto al comune centrale, ma per poter essere corresponsabili con il comune centrale per risolvere i problemi dei cittadini tutti e i problemi dei cittadini velocemente, perché è chiaro che per i grandi temi urbanistici, appunto, per esempio, di sviluppo di grandi parti della città, probabilmente il municipio non ha questa competenza e questa visione d'insieme della città di Milano. Tuttavia, su alcuni punti, per esempio la manutenzione dei marciapiedi, la manutenzione delle strade, le buche nelle strade, dovrebbe avere, a mio avviso, a nostro avviso, il municipio, dovrebbe avere un budget che non è zero come in questo momento, ma un budget, diciamo così, dignitoso per poter mettere a posto queste che sembrano piccole problematiche, ma vi assicuro che per un anziano, per un ciclista per esempio che finisce una buca nella strada e si spacca una gamba se non peggio, è veramente essenziale capire come velocemente il municipio potrebbe comportarsi in maniera competente e responsabile rispetto a questi problemi. Quindi il municipio ha, per esempio sul verde, ha competenza, però una competenza risicata, bassa. Noi abbiamo 100.000 euro annui per il verde e abbiamo tantissimi, centinaia di parchi, parchetti con area giochi, area verde, ripiantumazioni e quant'altro, che poi appunto in base al bando di gara si riducono ancora di più. Ci sono i problemi sono assolutamente decenti, l'abbandono dei rifiuti, i cartelli stradali divelti, le buche nelle strade, l'ho detto, i marciapiedi, potrebbero essere risolti se il municipio fosse un'istituzione matura, fosse un'istituzione che diciamo ha una propria autonomia e quindi di bilancio per poter spendere queste cose e anche per la cultura e quant'altro. Quindi il decentramento oggi purtroppo non è completo, e laddove personalmente sulla la mobilità al comune centrale ho presentato 121 delibere all'assessore della partita alla mobilità e la risposta è stata zero. Quindi questo vuol dire che i municipi sono tenuti in poco conto da alcuni assessori, non dico da tutti, della giunta attuale, la giunta Sala, e questo a me dispiace, perché chi ne va a fronte degli orticelli, chi ne va a pagare le spese sono sempre gli stessi, ovvero i cittadini. Sdonk, no, ancora qualche secondo. No, è finito il tempo, suona il gong, purtroppo non l'abbiamo sentito. Ah, non l'abbiamo sentito. Ma è davanti, a pennello il tempo, ormai siamo arrivati precisi. Calma. Quindi possiamo partire con la risposta, parliamo sempre di decentramento, risposta Municipio 1, Abdu, via i 3 minuti. Allora, una città di 1.400.000 abitanti, una metropoli come la nostra, senza contare poi l'area metropolitana, non può pensare che centralmente ci si occupi di tutti i problemi dei quartieri. Oh. E quindi in una città che noi immaginiamo policentrica, in cui ogni quartiere ha la sua dignità, non solo per viverci o per lavorarci, ma almeno tendendo in senso ideale, ogni quartiere dovrebbe avere dell'aggregazione, dovrebbe essere un mix di tutte le offerte possibili, non avere quartieri dormitori, quartieri senza servizi. Quindi quello è la tendenza di una città che dice si policentrica, in cui non ci sono il centro e la periferia, ma ci sono tanti quartieri degni di essere vissuti. Lo dico in una radio che sta vicino tra San Siro e Quarto Canino, che sono quartieri che hanno da un lato una storia, ma dall'altro anche dei problemi proprio legati al fatto di essere lontani dal centro in termini di assenza di servizi, e a cui invece noi dobbiamo una prospettiva di vita e di vivibilità. Dopodiché io faccio il consigliere di zona, adesso faccio l'assessore di municipio, insomma, da 15 anni, ho iniziato nel mandato 2006 con la Moratti, quando la Moratti era sindaco, e sento già da allora i consiglieri di destra e di sinistra lamentarsi che hanno pochi soldi perché l'amministrazione centrale non glieli dà. Non glieli dava l'amministrazione di destra, non glieli ha dati l'amministrazione di sinistra. Allora io ho elaborato nel mio piccolo e immodestamente un'altra idea di decentramento, che in parte concordo con le problematiche che ha esposto Todaro, ma in parte penso che il punto non sia chiedere più soldi, ma il punto sia far funzionare alle condizioni date le istituzioni che abbiamo. Perché, partendo dal presupposto che in una città di 1.400.000 abitanti serve il decentramento amministrativo, e quindi il prezzo dei nostri stipendi, banalmente, oltre che il prezzo delle risorse impiegate nei municipi per farli funzionare, per fare progetti, per finanziare e sostenere progetti, non sono un costo per la democrazia, ma sono invece un vantaggio, una cosa che abbia senso. Però penso anche che
che avessimo chissà quanti poteri in più non ci staremmo dentro lavorativamente, perché nessuno vive di politica a questo livello, salvo forse i presidenti di municipio che prendono 2200 euro al mese, quindi forse loro si possono permettere di non lavorare, ma tutti gli altri più del tempo che dedicano già non potrebbero dedicare. Allora, anche se adesso appunto noi assessori abbiamo più competenze e più cose da fare, uno stipendietto un pochino più alto che il solito gettone di presenza dei consiglieri. Allora però qual è il punto? Il punto è che si tratta di far funzionare le cose che abbiamo, le delibere che noi votiamo e le proposte che noi facciamo devono avere un iter chiaro, cioè non basta discuterlo e votarlo, ma poi si deve sapere, date le regole del gioco, cos'è delle cose che votiamo. Allora, per esempio, sulla manutenzione del verde, sulla manutenzione stradale, chiudo, il tema è che noi scegliamo dove intervenire, quali sono le priorità, l'amministrazione dovrebbe seguire queste priorità. A volte succede, a volte meno. Grazie anche per questa prospettiva, perché conoscendovi meglio vengono fuori anche tematiche ulteriori sotto quelle che abbiamo già trattato. Di incontro ci sono, c'è niente da fare, cioè perché è obiettivo questo, anche mi pare. Non, quindi vogliamo anche aggiungere, abbiamo... No, anche se io non credo che la soluzione sia avere più risorse, il problema è far funzionare avete le cose che abbiamo. Avete giorni a disposizione, se volete usare le regole del gioco per stare No, io ho finito adesso, per cui se Johnny lo usa lui non... No, diciamo che... Va bene così, lo teniamo eventualmente per l'ultimo tema. Ma no, ma va certo. Allora, guardiamo insieme la grafica, così scopriamo il quarto blocco, il quarto tema. Ci occupiamo di sotto casa, noi così l'abbiamo chiamato, per parlare di marciapiedi, manutenzione e verde. Quindi l'ultimo blocco, gli ultimi 6 minuti per parlare col Municipio 1 e Municipio 9. Parte ora il Municipio 1 con Ambro. Ma il tema l'ha scelto lui questo, non l'ha... Questo tema? No, per dirlo, non me lo ricordo. Per dirlo, combinazione. Allora, ma rimaniamo allora proprio... Prego. Rimaniamo proprio sul discorso che facevamo. Il tema della manutenzione stradale, di quello che si può fare, la politica del tombino, per evitare anche... Perché succede, vi faccio l'esempio tipico del perché il discorso di prima è condivisibile ma va un po' articolato. Se io devo segnalare all'amministrazione centrale per il 2021 quali sono le strade nelle condizioni peggiori, e le strade sono sicuramente tante, in municipi che hanno anche 190.000 abitanti, municipio 9, tanto per stare in casa sua, è uno dei municipi che ha il numero più alto di abitanti, ma anche il 7 sicuramente, quello di San Siro. Io ho il consigliere di San Siro, adesso stiamo nel 7 per esempio, il consigliere di San Siro che avrà una sensibilità su quanto sono conciate le strade di San Siro, l'hanno votato a San Siro, potevano votarlo fino in piazza Baracca, ma l'avranno votato soprattutto a San Siro, poi ho quello di Quarto Cagnino che è più sensibile su Quarto Cagnino e quello di Baggio che è più sensibile su Baggio, idem vi posso citare tutto l'elenco dei quartieri del municipio 9. Questo per dire che cosa? Che poi... il punto non può essere mantenere quello che c'è sotto casa mia o dove io prendo i voti. Noi dobbiamo segnalare quali sono le problematiche, gli interventi più urgenti, poi è l'amministrazione centrale che ci mette le risorse. A me interessa però che se l'amministrazione centrale con la sua programmazione mi manda l'elenco delle asfaltature di quest'anno, nel corpus di tutti i consiglieri che votano emerga la comprensione che eventualmente in quell'elenco si sono dimenticati alcune strade, oppure quest'anno scelgo di destinare le risorse della manutenzione straordinaria a 3 progetti. Quest'anno l'assessore Granelli, l'anno scorso anzi, l'assessore Granelli ci ha messo a disposizione un tesoretto tra tutti i municipi di circa 4 milioni di euro e ha detto ogni municipio mi faccia un elenco dei principali interventi di manutenzione, puoi anche elencare 20, però poi mi devi dare una priorità. Io su alcuni impegno i miei tecnici a lavorare. Ad esempio il municipio 1 ha scelto una fermata tranviaria pericolosa, un incrocio che ha bisogno di un rialzo perché le macchine sfrecciano, una serie di marciapiedi in cui mancavano, c'erano le barriere architettoniche, mancavano gli scivoli per i disabili. Allora, il municipio ha fatto una scelta, alcune ne avevamo 40 da chiedere, ma siccome le risorse sono tirate, ci siamo presi la responsabilità, ecco, di votarne 3, 4, 5, dicendo che quelli per noi erano prioritari. Questo deve scegliere la politica, questo deve scegliere l'istituzione, e questo va fatto anche quando il municipio 9 avrà il consigliere dell'isola che ha una sensibilità, quello di Afori, quello della Bovisa e quello della Bicocca. Cioè,
Prato, Bruzzano, Comasina, Bovisasca, te li dico tutti. Il punto è prendere delle decisioni. Allora, su questo i municipi devono poter lavorare bene, devono avere un riscontro da parte dell'amministrazione centrale quando fanno le loro delibere. Quindi un sottocasa che non sia realmente però un sottocasa. Che non sia un sottocasa, perché tu sei eletto in un municipio che inizia in piazza 25 aprile, parlando del 9, ma finisce ai confini di Cormano o di Sesto San Giovanni. E allora questa roba qua, cioè, perché se poi manca il consigliere della Bovisasca, cosa faccio? Me ne frego della Bovisasca come quartiere? Non va bene. Quindi è lì che si vede la responsabilità della politica. Sì, è un tema che cito Meazzi, che però non è qui presente, in occasione di una puntata passata insieme a lui abbiamo parlato anche appunto Meazzi, Sergio Meazzi, Municipio 6. Della differenza tra appunto periferie, quartieri, l'idea di decentramento e non di periferia, proprio per questo, perché c'è appunto un legame, un'ottica diversa. Però devo lasciare la parola ai suoi tre minuti a Todero, municipio 9, parliamo sempre di sottocasa. Sì, allora io devo fare una precisazione, perché ho paura di essermi spiegato male. Allora, sicuramente la richiesta, almeno mia e del municipio e della giunta del municipio e del consiglio del municipio 9, non è quello di avere semplicemente più denaro, quindi avere un budget, d'accordo, perché si sa che se non è un budget, ma non di averne di più, ma di gestire, o meglio, di coordinare la gestione di questo budget o anche di un budget più ampio insieme al comune centrale. Voglio dire che se non c'è una comunicazione bionivoca tra comune centrale e municipio, e purtroppo devo denunciare che questa cosa manca nella fattispecie nella settore, perché è quella di cui mi occupo io, nel settore mobilità. Bene ha detto il collega a parlare di queste priorità che ci ha chiesto l'assessore Granelli di esprimere nel giugno dello scorso anno, non di quest'anno, siamo quasi a luglio. Noi abbiamo espresso entro il 30 giugno la priorità non del mondo dei sogni, del sogno nel cassetto, dei mille cose, abbiamo deciso le priorità che non erano di uno o dell'altro quartiere, tutti insieme al consiglio tutto, quindi rappresentato direi da quasi tutti gli 10 quartieri che ci sono al municipio, non quasi, tutti i quartieri, e abbiamo stilato questo elenco di priorità negli interventi e le manutenzioni stradali, in particolare dei marciapiedi. E interventi per la sicurezza sempre stradale e quant'altro. Ora, mi tocca dirlo, mi tocca denunciare che questi 225.000 euro circa erano più o meno al municipio, questo le priorità che potevano essere espresse dai municipi, e noi abbiamo dato queste priorità, ma ad oggi, a un anno e passa, complice sicuramente, perché ormai lo è per tutto, il lockdown e il Covid, va bene, però ad oggi io non so, devono essere attuati entro giugno di quest'anno, del 2021, ad oggi come informazione io non so se queste 6-10 priorità sono state, o anche 3, se è adempiuto, cioè se sono state accettate, se non sono state accettate, se inizieranno i lavori, se non inizieranno, se non sono state accettate non faranno mai fatte, e quando inizieranno i lavori. E questo è un grosso problema non di gestione, ma di comunicazione, perché laddove il cittadino mi sta dicendo: guardi assessore, la ringraziamo perché abbiamo visto che stanno asfaltando la via X, e io non lo so dal comune centrale ma dal cittadino, un problema c'è, ed è un problema, e non sto a pensare a quando eravamo consigli di zona, adesso c'eravamo un po' illusi tutti, secondo me, consigli di zona, che col passaggio da zona a municipio ci sarebbe stato un passaggio anche di, come dire, una maggiore autonomia, ma non economicamente, proprio a tirare sul telefono e dire: c'è una buca nella strada, ce la riparate, non fra 6 mesi dopo una delibera, ma subito. Questo è il tema, ecco, grazie. Avete ancora 2 giorni, quindi possiamo usare questo momento per dialogo, minuto. Dai. Andiamo. No, ma allora sono d'accordo con lui e dico di più, io credo che laddove le amministrazioni centrali fatichino a dialogare, soprattutto con i municipi di colore politico opposto, perché questo è il bello della democrazia baby, come dice qualcuno, sbagliano, perché io credo che se le cose non, nel momento in cui tutti i municipi, anche quelli in mano centrodestra, certo, parlo dell'esperto centro-sinistra, avessero un pochino più di voce in capitolo e possibilità di scegliere, se fanno delle sciocchezze è colpa loro, perché le decisioni le hanno prese loro, se fanno il bene dei cittadini
fanno cose buone, avranno fatto il bene dei cittadini. Mentre oggi, lo devo dire, ma fa parte del gioco politico, sì, quando fanno le cose sbagliate è sempre colpa di Sale, quando fanno le cose buone è merito loro. Io non credo che possa funzionare così, anche al contrario. Ma certo, anche se fa parte del gioco, sì, però sai, io sono nella stessa parte politica della maggioranza che governa Palazzo Marino. Quindi io, per esempio, adesso ho delle risposte su quelle manutenzioni e quest'estate dovrebbero partire due o tre cantieri, anche se uno dei cantieri riguarda la sospensione di una linea tranviaria, quindi il tema è un po' delicato, ma hanno detto ci stiamo pensando perché dobbiamo bloccare una linea tranviaria per tre mesi. Detto questo, il problema sicuramente esiste e credo che al di là di chi governi i municipi, la chiarezza dell'iter amministrativo debba esserci. Ma io avevo ancora un jolly? Ancora un jolly, me lo posso poi giocare? Purtroppo dobbiamo chiudere per gioco. Senza insultarmi, perché sennò non ho il diritto di replica. Esatto. Cavoli, mi hai dato un'idea. Che siamo utilizzo soft, andiamo con l'ultimo minuto. Wow. No, io semplicemente volevo dire questo, la manutenzione chiaramente, quando si parla di manutenzione di strade, quando si parla di interazione tra municipio e comune centrale, non, veramente bisognerebbe dimenticare, cioè bisogna pensare che io mi sento assessore come il presidente di un municipio, deve sentirsi presidente di tutti i cittadini, al di là delle appartenenze politiche. E in questo modo, in un mondo forse dei sogni miei, un mondo mio dei sogni, penso che l'assessore centrale non debba stare a vedere i vari colori, ma debba vedere il bene dei cittadini, di destra e di sinistra. Per cui se c'è una strada dove i cittadini hanno raccolto delle firme e hanno chiesto le strisce pedonali, non è che quelle strisce pedonali le ha chiesto destra, sinistra o centro, le hanno chiesto i cittadini. Per cui, secondo me, io fossi un assessore centrale adempierei all'istante, al minuto. L'ultima cosa che voglio dire è che per arrivare a questo, al discorso proprio a un municipio e a un decentramento concreto e completo, pensiamo per esempio a Bresso ha 26.000 abitanti con 100 dipendenti, il municipio 9, no, sempre in ambito di gestire quel poco che c'è ma in maniera efficace, il municipio 9, 190.000 abitanti, ci sono 12 persone dedicate. Vi lasciamo quindi questa riflessione. Quindi fatevi una domanda, insomma, no? Datevi una risposta. Oppure rispondete con dei commenti che poi verranno comunicati. In questo caso, noi siamo una redazione e funzioniamo in questo modo. Il video rimane, quindi non è solo una diretta, potete commentare, fruire così e conoscere meglio i municipi e le loro idee in questo Fantastico. Modo. Io devo salutare e ringraziare grazie i nostri ospiti di oggi, Municipio 1, Mattia Abdu e Municipio 9. Ringrazio veramente tanto voi che vi prodigate per far conoscere a tutti il quanti. Il programma è proprio questo, Municipio X, perché si dà spazio ai municipi. E ai cittadini, quindi. Assolutamente sì, questo è uno scambio, noi siamo lo strumento. Vi devo però salutare e vi ricordo che questa è la nostra ultima puntata, ma ci rivediamo con la prossima stagione a partire da settembre. Volentieri. Prossimamente su questi schermi. Volentieri, saluto a tutti. Ci speriamo di rivedervi presto. Ciao. Ringrazio voi che ci avete seguito. Prossimamente. Buona serata. Grazie, buona Ciao. Serata. Buonasera.